Si sente sempre in fondo. Prova, prova. Prova.
come premere il tasto? Ah, registro. Ah, okay. Ne c'è bene due, perché... Oh, ma pare più grosso, sì, due. Prova, prova. Prova, prova, prova. Prova, prova, prova. Vedi che questi stanno sempre accesi. Non temono così spesso. Quindi vanno... sono sempre accesi. Sufficientemente bellissimo. Sufficientemente bellissimo. No, c'è la rinota. Adeguatamente.
Buonasera a tutti, benvenuti alla seduta del primo consiglio comunale. La seduta è aperta, passo la parola alla segretaria. Buonasera a tutti, questa è la prima adunanza consiliare che si tiene dopo le consultazioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021. Nella prima adunanza consiliare gli adempimenti sono disciplinati in modo preciso dalla normativa del testo unico, decreto legislativo del 18 agosto 2000, numero 267. Il primo atto che compiremo è la convalida degli eletti. Cioè il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro argomento posto all'ordine del giorno, convalida gli eletti, così come risultanti dal verbale della adunanza dei presidenti delle sezioni, e procede poi ad altri adempimenti disciplinati in modo, tassativo dalla norma. Subito dopo la convalida degli eletti proseguiremo con il giuramento del sindaco, esamineremo la comunicazione del sindaco di nomina della giunta comunale, la costituzione dei gruppi consiliari, quindi le designazioni dei capigruppo. Proseguiremo poi con altri adempimenti obbligatori per legge, che sono la nomina della commissione elettorale comunale e la nomina dell'albo dei componenti della commissione per i giudici popolari. Quindi il primo adempimento al quale adesso ci apprestiamo è disciplinato dall'articolo 41 del decreto legislativo recante il testo unico dell'ordinamento degli enti locali e consiste nella convalida degli eletti. La domanda dei presidenti delle sezioni in data 5 ottobre ha redatto un verbale da quale risultano i soggetti proclamati eletti alla carica di sindaco e di consigliere comunale. L'adempimento che ci apprestiamo a fare consegue all'acquisizione delle certificazioni di rito in ordine alla verifica della sussistenza di tutti i requisiti di cantierabilità e di inconferibilità e all'insussistenza di cause di incompatibilità, così come autodichiarate dai candidati proclamati eletti alla carica di sindaco e di consigliere comunale, e a seguito appunto delle verifiche di rito per alcune peculiari condizioni di incompatibilità. Pertanto, visto il verbale della adunanza dei presidenti delle sezioni, depositato agli atti degli uffici comunali e trasmesso in prefettura alla competente prefettura di Napoli in data 5 ottobre 2021, si propone di convalidare l'elezione alla carica di sindaco del dottor Tommaso Maclerio e delle sottolinkate persone alla carica di consiglieri comunali. Allora, si convalida l'elezione a sindaco del dottor Tommaso Maclerio. Si propone altresì di convalidare l'elezione delle sottolinkate persone a consigliere comunale, quindi Regina Milo, Luca Mascolo, Fusco Filomena. A Campora Salvatore, Rocco Matteo, Fusco Maurizio, Mandara Giuseppini, A Campora Santino, Catello di Capua, Medaglia Marco, Maclerio Lucia, Cuomo Massimiliano.
precisato che non sono pervenute osservazioni nei reclami di alcun tipo. In ordine all'adempimento che ci apprestiamo a compiere, si pone in votazione l'argomento. Prego. Chiedo al sindaco, innanzitutto ringrazio il segretario comunale per la discussione. Chiedevo al sindaco se prima di mettere in deliberazione la comunale degli eletti, chiedo al segretario comunale, ovviamente era previsto un intervento da parte dei capigruppo in relazione al consiglio comunale che stiamo per la prima volta. Volevo fare solo un ringraziamento. Potremmo organizzarci nel momento dell'ordine del giorno relativo alla designazione dei capigruppi. Ok, possiamo organizzarci in quel modo. Bene. Allora, se mi consente il segretario comunale, chiedo la parola proprio in relazione a questo punto all'ordine del giorno. Avevo chiesto la parola preliminarmente perché ritenevo preliminarmente doveroso fare alcune precisazioni. La prima, innanzitutto un ringraziamento, poi ovviamente accolgo l'invito del sindaco e tutte le considerazioni che avevo in animo di fare, le farò allora quando sarà il momento al suo delegato. Una cosa intendo premetterla: per noi, gruppo di minoranza, la campagna elettorale è finita. Siamo qui per costruire e dare il nostro contributo propositivo, collaborativo, ma allo stesso tempo fermo, vigile e corretto l'esercizio delle prerogative che appartengono ai gruppi di minoranza. Fatta questa precisazione, mi corre l'obbligo, l'esercizio delle mie funzioni componente del Consiglio Comunale di minoranza, di sottoporre al segretario comunale alcune considerazioni che ritengo vanno preliminarmente affrontate prima di procedere alla convalida di alcuni consiglieri comunali, all'elezione di alcuni consiglieri comunali. Lo dico evidenziando che ovviamente non è intenzione né del sottoscritto né del gruppo di minoranza che rappresento in qualche modo ridurre o guardare la partecipazione democratica soprattutto dei consiglieri di maggioranza eletti in questo consesso, ma sotto il profilo dell'opportunità ritengo doveroso evidenziare alcuni profili di incompatibilità che non prevede certamente il sottoscritto, ma che prevede la legge, in particolare l'articolo 63 comma 2 del testo unico degli enti locali. Prevede altresì l'articolo 39 che ha disciplinato le ragioni di incompatibilità tra la carica di consigliere e la carica di amministratore in enti sovraordinati rispetto ai consigli comunali nei quali esercita il mandato di consigliere. Lo dico al pubblico perché probabilmente non tutti erano presenti, è una questione che per incidenza fu già affrontata allora quando era consigliere capogruppo di minoranza il professore Matteo Florio, che nell'ambito di una delibera di approvazione della partecipazione del comune di Agenola al distretto agroalimentare a Montodacco ebbe a sottoporre la medesima questione, sebbene sotto occhio. Da quella data ad oggi ci sono state delle modifiche sia nella compagine sociale di queste due società costruite, faccio espresso riferimento al gruppo di azione locale per protetta, GAL, nonché al DAC, al distretto agroalimentare, che sono ovviamente due società, dico sempre a beneficio del pubblico, non degli addetti ai lavori, che meglio di me sanno di che cosa stiamo parlando, in sostanza ricevono i fondi pubblici, gli aiuti, i fondi strutturali, quindi fondi sia comunitari, sia nazionali,
sia nel caso di specie regionale del PSR Regione Campania, e li assegnano ai soci o alle imprese che attraverso l'elaborazione di progettualità sostenibili sul territorio ne fanno richieste. Questo è lo schema di fondo, sia per quanto riguarda il GAL, sia per quanto concerne il distretto agroalimentare. Ovviamente è interesse di Agerola, non certo del gruppo maggioranza, farsi partecipe, concorrere attivamente affinché questi strumenti importantissimi di sviluppo, che peraltro non ha previsto certo la Regione Campania, stati previsti sia in sede europea, un regolamento UE del 2013, sia dalla legislazione nazionale, recepiti in maniera diciamo già un po' diversa per quanto riguarda il distretto del cibo dalla Regione Campania, fare in modo che questi strumenti aiutino concretamente le imprese, gli enti pubblici che operano nel nostro territorio a creare opportunità di sviluppo, di occupazione e di benessere per la nostra collettività. Tutto questo, tuttavia, deve avvenire nel rispetto della legge. Deve avvenire in un quadro che è quello che è previsto dalla normativa di riferimento a cui faccio riferimento in una nota, caro segretario, che le depositerò da qui a breve, la quale evidenzio in sintesi, ma non voglio tediare il pubblico soprattutto e i consiglieri, in una normativa specifica che sicuramente sarà meglio di me vagliata dai consiglieri giuridici a cui ovviamente siete laddove riterrete di affidare la questione. È una questione di non poco conto, perché è una questione che prima di essere affrontata in questo consesso è già stata oggetto di plurime pronunce da parte di altri giudici amministrativi che hanno affrontato il delicato tema di questo strumento dei GAL, che è uno strumento di partecipazione pubblico-privato attraverso il quale, bypassando quello che è stato il sistema che fino ad oggi ha consentito alla Regione di finanziare le imprese sul territorio, ha affidato direttamente a questo strumento, che ovviamente è stato costituito esclusivamente con questa finalità, la possibilità di finanziare le imprese sul territorio. E allora, perché dicevo, segretario, ricordo di un tuo intervento specifico che, rispondendo alla questione sollevata dal consigliere professor Matteo Florio, ebbe a dire all'epoca che non c'era alcuna causa di incompatibilità. Dico questo perché la giurisprudenza sul punto, le sentenze sul TAR, del TAR sul punto, poi le richiamerò anche le sentenze che le produrrò, evidenziano profili diversi e ulteriori che vanno oltre il dato formale rispetto al quale deve essere effettuata una valutazione relativa al conflitto di interessi eventualmente sussistente tra la carica di consigliere comunale del comune che è socio di queste società e la carica di amministratori del consiglio di amministrazione di queste società, che in questo caso sono anche consiglieri comunali in questa assemblea pubblica. Quindi, quali sono questi profili ulteriori? Io ovviamente rimetterò una nota, non vi annoierò oltre, ma giusto per dare contesto al mio intervento, la mia è una formale contestazione ex articolo 6 del regolamento del Consiglio Comunale, a cui ovviamente lei, ove riterrà, disporrà di rigettare la contestazione, avendo cura di verbalizzarla, o ove riterrà attiverà le procedure di quell'articolo 69 del testo unico degli enti locali. In particolare, non me ne vorrà il consigliere Matteo Rocco, che devo necessariamente richiamare perché è uno dei consiglieri che, come sapete, è membro come socio e come consigliere di amministrazione del DAC. Il DAC è stato costituito
il 30 ottobre 2020 con un capitale sociale di 3.100 euro, di cui il consigliere Luocco, all'epoca, era titolare con una quota del valore nominale di euro 1.950. Successivamente sono stati fatti degli aumenti di capitale e ovviamente la compagine sociale è cresciuta anche sotto il profilo del valore nominale della quota. All'atto della costituzione della società, nel consiglio di amministrazione della medesima società consortile già sedeva e siede ancora tutt'oggi in qualità di consigliere del CDA anche l'allora sindaco Luca Mascolo. Con proposta di delibera del 21-12-2020, l'attuale consigliere Luca Mascolo, nonché vice sindaco, nella sua qualità di sindaco della passata amministrazione, proponeva al Consiglio Comunale di far entrare il Comune di Agerola nella compagine sociale del DAC, di cui ovviamente era già amministratore il Rocco Matteo, con l'acquisto dei 20 quote nominali. In data 30-12-2020, il Consiglio Comunale, con delibera numero 31, dopo che il sindaco Luca Mascolo ed il consigliere Rocco Matteo, per comprensibili ragioni di opportunità, uscirono dall'aula consiliare prima della votazione, a seguito dei rilievi formulati, come ho detto, dal professore Matteo Florio, deliberarono l'approvazione della proposta di partecipazione di quote societarie nel DAC. Si rileva che nel CDA del DAC siede anche come consigliere tal signor Gavino Luzzo, nato a Camposano il 22-12 del 1966. Questa circostanza rileva sia in relazione al cosiddetto GAL Terra Protetta, costituita con atto dell'11 agosto 2016 e con un capitale sociale di 120.750 euro, così come previsto dal regolamento comunitario 1303 del 2013, in quanto tutti i GAL in tutta Italia devono avere un capitale privato prevalente, non inferiore al 50%. Quindi anche il GAL Terra Protetta, che insiste sul nostro territorio, ha un capitale appannaggio dei privati del 51%, tra cui i soci privati di questo 51%, l'Università Telematica Pegaso, in persona del procuratore speciale Gavino Luzzo, detiene la quota privata di maggioranza, avendo versato 12.500 euro, o meglio, la più alta quota privata tra i soggetti privati. La Pegaso, come è noto, è anche il concessionario dell'uso della struttura immobiliare Colonia Montana, gestiti nati con l'Università Mercatorum attraverso la costituita società Principe di Monte, e tale società è contrattualmente debitrice nei confronti del Comune di Agerola per importi di circa 300.000 euro, come più in dettaglio specificato nell'aggiudicazione dell'immobile, che devono essere elargite attraverso l'elaborazione di progettualità nel campo enogastronomico. In virtù di tale rapporto, la concessionaria Principe di Piemonte è soggetta al controllo comunale, delegato a un comitato di controllo, di cui stasera peraltro abbiamo anche un punto all'ordine del giorno, di cui il consigliere, già sindaco Luca Masco, era ovviamente il presidente. La Pegaso, all'interno del GAL, è anche il socio privato, come dicevo, che detiene il più alto numero di quote private, rappresentato dal signor Gavino Luzzo. Il signor Gavino Luzzo siede anche egli nel consiglio di amministrazione del GAL, insieme al consigliere Luca Mascolo, che presiede il comitato di controllo. In data 5 agosto 2021, con verbale di assemblea dei soci, viene deliberata la modifica del consiglio di amministrazione del GAL, nella quale entra a far parte anche il consigliere Luca Mascolo nel consiglio di amministrazione del GAL. Le due società consortili, il GAL e il DAC, hanno in comune che operano a mezzo della gestione di fondi pubblici che ricevono e gestiscono ed erogano direttamente alle imprese o agli enti pubblici che finanziano. Per tale attività emettono dei decreti di finanziamento equiparati a tutti
gli effetti ad atti dello Stato e come tali soggetti al controllo della Corte dei Conti europea e regionale. Il GAU Terra Protetta, di cui è socio il Comune di Agerola, e anche la società capofila del Comitato Promotore della Costituita Società Consortile DAC, che a sua volta anch'essa preposta a gestire e a finanziare i progetti di sviluppo nell'ambito del Distretto del Cibo, di cui fa parte il Comune di Agerola secondo le previsioni normative di cui al decreto ministeriale 1775 del 22 luglio 2019. Dal sito della suddetta società si ricava che la Regione Campania, giusto decreto del 7 febbraio 2020, ha accolto l'istanza del summenzionato DAC quale membro beneficiario dei fondi pubblici ripartiti dal GAL. In questo scenario si ottiene che il Comune di Agerola è socio del DAC, contestualmente il Comune di Agerola è socio del GAL. Nel CDA della prima società figurano i consiglieri comunali signor Luca Mascolo e Matteo Ruocco, in proprio, e lo ribadisco, in proprio, ed attualmente entrambi consiglieri comunali ed amministratori del Comune di Agerola. Nel CDA del GAL figura il consigliere amministratore Luca Mascolo. Il CDA del GAL ha deciso poi l'affidamento dei fondi pubblici del PSR campagna 2014-2020 e deciderà a breve l'assegnazione dei prossimi fondi programmati nella programmazione 2021-2027, anche attraverso il DAC di riferimento. In tale contesto, il consigliere Luca Mascolo pare non trovarsi in una situazione di imparzialità, in quanto non sarebbe terzo rispetto alla decisione di affidare fondi pubblici da parte del GAL Terra Protetta, potendo astrattamente privilegiare imprese, soggetti o enti comunali in conflitto potenziale di interessi con il Comune di Agerola. Ovviamente all'interno del GAL ci sono anche altri comuni, altri enti pubblici, altri enti comunali. E ciò ancor più se si pensi al dato secondo cui il GAL, seppur formalmente si atteggia come un soggetto giuridico diverso dal DAC, di fatto ne costituisce il soggetto capofila del comitato promotore, come espressamente riportato nella proposta di delibera comunale dallo stesso Luca Mascolo in data 21-12-2020. Peraltro ha una governance parzialmente identica a quella del DAC, di cui ne fanno parte in entrambi la società, sempre il signor Gavino Nuzzo della Pegaso, oltre al signor Luca Mascolo e al signor Peppe Guida. Ulteriore prova di ciò è che il presidente del consiglio di amministrazione di entrambe le società è sempre la medesima persona, nella figura del signor Giuseppe Guida, nato a Villa Quenze l'11-12-68. Stesso discorso è il signor Matteo Rocco, anche egli consigliere comunale di Agerola. Ed in vero, secondo l'atto costitutivo del GAL, e ciò conformemente a quanto stabilito dal regolamento 1303-2013 della Comunità Europea, e il CDA, cioè il Consiglio di Amministrazione, nei quali siedono i citati consiglieri comunali, che provvede alla diretta gestione delle sovvenzioni pubbliche. La normativa di riferimento a cui faccio riferimento per evidenziare quantomeno ragioni di inopportunità della compresenza nell'ambito del Consiglio Comunale, oltre che nell'ambito delle società subordinate, è quella di quell'articolo 63 del Decreto Legislativo 267 del 2000, ed in particolare delle disposizioni di cui al comma 1, lettera B di tale disposizione, che espressamente recita: non può la carica di sindaco, di presidente della provincia, di consigliere provinciale o circoscrizionale, colui che come titolare, amministratore, dipendente di potere di rappresentanza e di coordinamento, a parte direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazione di somme, appalti, del comune o della provincia, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionati da detti enti, in
modo continuativo quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato e della Regione. Fatta eccezione per i comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, qualora la partecipazione dell'ente locale di appartenenza sia inferiore al 3%, e fermo restando quando disposto dall'articolo 1,718 della legge 296 del 2006. Nel caso di specie il comune di Agerola, ovviamente, come sappiamo, è un comune che supera i 3.000 abitanti, per cui non si applicano le esenzioni previste da tale disposizione. Vi risparmierò le note, ovviamente, di carattere giuridico che non penso sia il caso di illustrare in questa sede, ma credo che le considerazioni, in particolare relative all'incompatibilità, previste anche dall'articolo 39 del 2013, che riguarda tutti gli enti, soprattutto quelli di diritto pubblico, non possono non riguardare anche il GAL e il DAC, perché, come ovviamente ella più autorevolmente di me potrà valutare, sia il GAL sia il DAC sono pacificamente considerati ormai da giurisprudenza costante enti di diritto pubblico, perché soggiacciono alla stessa disciplina cui soggiacciono gli enti pubblici, sono soggetti al medesimo controllo dinanzi alla Corte dei Conti, emettono decreti di finanziamento esattamente come emettono decreti di finanziamento gli enti pubblici. Questi decreti di finanziamento sono autonomamente impugnabili dinanzi al giudice amministrativo e non al giudice ordinario, soggiacciono alla disciplina della legge 241 del 90 in tema di trasparenza e accesso agli atti amministrativi, e per tutta un'altra serie ovvia di ragioni che non voglio ricordare in questa sede, sono assolutamente parificati ai soggetti, agli enti di diritto pubblico. Come tali, come enti di diritto pubblico, soggiacciono all'articolo 97 della Costituzione, al principio di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione, ma soprattutto al principio di imparzialità. Fa piacere che il consigliere Luca Mascolo sorride, io al posto suo sorriderei un po' meno. Ad ogni buon conto, non dico, non richiamo giurisprudenza, richiamo quello che invece la più recente ed autorevole dottrina, cioè il professor Bonetti, che ha scritto diversi, diciamo, testi in materia di queste nuove forme di, diciamo, di partecipazione pubblica nello sviluppo locale, ha scritto in un suo testo, si chiama Sviluppo locale, rischi e valori aggiunti dei processi partecipativi. Alcuni portatori di interessi più deboli, e concludo, segretario, alcuni portatori di interessi più deboli rischiano di non essere coinvolti affatto o di essere coinvolti solo come uditori dei processi partecipativi, specialmente laddove abbiano meno capacità di aggregare consenso politico. Invece, altri portatori di interesse, più forti o più scaltri, partecipano ai processi partecipativi solamente per adattarsi o adagiarsi ai cambiamenti in corso, per mimetizzarsi e diventare beneficiari di finanziamenti pubblici, rent-seeking approach. In altri termini, esprimono la loro voice non per contribuire ad identificare soluzioni di problemi locali, ma per rafforzare quanto più possibile la loro capacità di intercettare fondi pubblici. La volontà iniziale di creare una partnership ampia tende talvolta a degenerare rapidamente nella creazione di autentici clan locali che alimentano corruzione e scarsa trasparenza nella gestione delle politiche pubbliche. Ovviamente sono parole non mie, ma del professor Bonetti. In tale prospettiva vanno rilevati sostanziali conflitti di interesse ancor più evidenti laddove sia possibile individuare gruppi dominanti all'interno delle compagini consortili a cui è fatto riferimento, stakeholders, che possono alterare quel principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione e che naturalmente debbono ispirare l'azione dei soci pubblici, senza possibilità di attivare meccanismi di squilibrio delle cennate prerogative costituzionali.
di attivare le conseguenti procedure di quell'articolo 69 del testo unico dell'edilizia, laddove si ritenga che sussistono quantomeno ragioni di opportunità per la convalida degli eletti. Ringrazio di questa attenta ricostruzione della normativa che ha fatto, nonché leggerò attentamente questa nota. La questione è stata già esaminata, mi sono già pronunciata nella precedente occasione, ribadisco quello che ho detto. Avrei gradito, per poter essere più esauriente nel contesto, per poter essere più esauriente e darle la dovuta gratificazione e anche serenamente poter affrontare questa tematica in modo dettagliato ed esaustivo come ha fatto lei, e avere magari che questa memoria fosse stata depositata, non dico molto tempo prima, ma almeno stamane, in modo che poteva. Mi consenta, consigliere, non è prevista né possibile interlocuzione. Bene, quindi mi sono già pronunciata, ribadisco le considerazioni che ho già espresso in quella sede. Il Comune di Agerola è socio, quindi stiamo parlando di un'attività che viene svolta nell'interesse della collettività. Le ragioni di opportunità chiunque le può sollevare, ma sarebbero tante, non ci interessano in questo contesto nel quale stiamo procedendo alla convalida degli eletti in una competizione elettorale democratica e dobbiamo dar conto adesso agli elettori, appunto, e quindi ritengo di non dover attivare alcuna procedura. Ribadisco la necessità di procedere alla convalida degli eletti. C'è ancora qualcuno che vuole intervenire? Scusa, no, ascolto. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti, devo dire che ho ascoltato con molta attenzione l'intervento del consigliere Di Capo, ho letto con molta attenzione l'articolo 63,b e mi sono andato a cercare nel frattempo anche l'articolo 69,2. In nessuno dei due articoli si configura, almeno per nessun consigliere di maggioranza, e ribadisco, per nessun consigliere di maggioranza, situazioni di incompatibilità o di ineleggibilità. Noi ci guardiamo bene dal fare tutta una serie di ragionamenti, ma le allusioni decontestualizzate oggettivamente non sono ricevibili in questo consesso, non sono ricevibili a monte del giuramento del sindaco, non sono ricevibili a monte dell'avvio di una stagione amministrativa che deve durare 5 anni. Il consigliere Di Capo dovrebbe sapere bene, sottolineo dovrebbe, la differenza tra inopportunità e incompatibilità, che sono due cose completamente diverse. Giusto per dare soddisfazione all'uditorio presente in sala, chi ci ascolta da casa, a cui rivolgo il mio saluto, il DAL e il DAC sono due strumenti previsti dalla legge che non erano mai stati attivati sul nostro territorio, grazie all'azione, tra gli altri, del Comune di Agerola. Noi abbiamo attivato questi due strumenti, uno ha già esplicato tutta una serie di effetti portando finanziamenti ad Agerola e agerolesi per oltre 1 milione di euro, ad Agerola e agli agerolesi, l'altro in questi giorni è stato alla fase di attività, il DAC, e ancora non ha esplicato nessun effetto. Essendo due strumenti previsti per legge in modalità pubblica-privata ed essendo due strumenti che passano attraverso avvisi pubblici di costituzione del partenariato, avvisi pubblici
di costituzione della società, contribuzione da parte dei privati che vogliono entrare all'interno della società. Il consigliere di Capo è bene perché è socio direttamente e indirettamente in tutti e due gli strumenti. Lei non può interloquire, gliel'ha già detto il sindaco, non glielo voglio ridire io. Direttamente o, ribadisco, indirettamente, in tutti e due gli strumenti, a tutti gli strumenti per controllare l'operato di due società pubbliche, e qui risottolineo pubbliche, perché quando si parla di imprese si parla di cose private. Invece lo stesso consigliere che prima parlava di imprese, poi ha parlato, essendo società pubblica, è sottoposto a tutti i controlli possibili e immaginabili. Dopodiché procedure, rispetto delle leggi, va a superiori. Non è che uno si sveglia la mattina e va in questa società e decide di finanziare Tommaso Macrerio anziché Luca Masco. Vengono messi dei bandi pubblici, a questi bandi pubblici si partecipa come tutti i bandi. Sono esaminati da una commissione regionale a varie, vengono assegnati i finanziamenti. Scusate, io pensavo di essermi appuntato un'altra medaglia al valore, invece stasera scopro che sto facendo un'azione delittuosa addirittura. Allora, rispetto a questo, io continuo a mettere a servizio di Agerlo tutte le opportunità, continuerò a lavorare tutti i giorni tutte le opportunità che meritano. Chi ha voglia di rilanciare, chi ha voglia di mettere bastoni tra le ruote, chi non studia e viene qua a farci allusioni di collusioni a destra e a manca, farci figare il tiro. L'ho già detto in un post su Facebook, siamo stanchi, gli agerolesi sono stanchi, noi vogliamo metterci al lavoro per agerolesi, dimostriamo tutti quanti con i fatti che abbiamo una volontà costruttiva e non facciamo vedere fantasmi dove i fantasmi non ci sono, non facciamo allusioni, perché per legge all'interno dei tacchi ci deve essere un'università, per legge, non perché l'ha inventato qualcuno, per legge all'interno dei tacchi ci deve essere una quota pubblica e una quota privata, per legge sia i pubblici che i privati hanno diritto a essere rappresentati nel consiglio di amministrazione. Tutto questo prefigura uno scenario catastrofico, mi fa piacere, molto piacere. Noi continueremo a dare agli agerolesi tutte le opportunità che meritano. Buone foto. Se non ci sono altri interventi si procede alla votazione. Buonasera, sono stato tirato in ballo e volevo chiarire alcuni aspetti di capo. Il tuo messaggio può sembrare un pochettino strano a tutto il popolo, riferito bene tutto l'aspetto Luca Mascolo, ma lei ha iniziato che la campagna elettorale è finita, è iniziato che dobbiamo far rispettare le leggi, ma se lo deve ricordare, se la campagna elettorale è finita, visto che ne avete fatto uno strumento di questa campagna elettorale su questo aspetto, visto che è finita, vorrei porre a tutti quanti un giorno di festa per Agerola e un giorno di festa per Tommaso Macrerio, che gli spetta oggi a partire una sfida molto importante non solo per lui, ma per tutti gli agerolesi. Voglio ricordare prima a me e tutti gli agerolesi che io, se sono incompatibile con il ruolo che svolgo, non me lo faccio dire da nessuno. Me ne vado da me. Qualora sarebbe questo il problema per questa amministrazione. Non me lo faccio dire da nessuno, nemmeno da Di Capo. Thank you.
Possiamo procedere alla votazione? Allora, chi è favorevole? Alzi la mano. Chi è contrario? Alzi la mano. Chi si astiene? Per l'immediata inseguibilità? Allora, per l'immediata inseguibilità la votazione è la stessa della proposta, tutti favorevoli. Okay. Procediamo adesso al momento più solenne della prima adunanza del Consiglio Comunale con il giuramento del Sindaco. Ci alziamo, il Consiglio si alza in piedi. Io sottoscritto Tommaso Anaclerio, sindaco del comune di Agerola, eletto nelle consultazioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021, giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana. Consentitemi di rivolgere un ringraziamento e un saluto a tutti voi. Un saluto a chi ci sta seguendo online, in streaming. Un saluto a tutti gli agerolesi emigrati che non ci fanno mai mancare il loro calore e che anche oggi sicuramente ci stanno seguendo in questo momento solenne e importante per la comunità di Agerola. A loro noi siamo grati per il ruolo di ambasciatori del buon nome di Agerola. Un saluto anche alla comunità di San Salvatore Monferrato, alla quale ci lega un sentimento di profonda amicizia, testimoniato dal patto di gemellaggio che quest'anno raggiunge il suo 10° anno di vita. Auguri al nuovo sindaco Corrado Tagliabue, che abbiamo avuto modo di ospitare la settimana scorsa in una visita a sorpresa, eletto nuovamente sindaco della propria comunità dopo due mandati da sindaco fino al 2016 e poi con l'elezione a vice sindaco, con la nomina a vice sindaco dal 2016 al 2021. Cari consiglieri, assessori, cittadini e cittadini, consentitemi di rivolgere a voi un sentito ringraziamento per essere qui, nonostante le condizioni climatiche poco precarie. Grazie per essere qui, attenti e partecipi. Questa è la prima seduta del Consiglio Comunale, è la prima seduta di una nuova legislatura. Ho appena prestato giuramento. Dedico questo giuramento a tutte le donne e a tutti gli uomini della nostra splendida comunità, a tutte le donne e a tutti gli uomini liberi. Ai vostri sacrifici, ai sacrifici che quotidianamente profondete per migliorare le condizioni di vita della vostra famiglia, dei vostri figli, io mi ispirerò nel mio mandato di sindaco del comune di Agerola, di sindaco di Agerola, di sindaco di tutti gli agerolesi. Dedicherò
e dedicherò tutto me stesso in questa missione. Farò un onore immenso che richiede grande senso di responsabilità. Richiede una religiosa predisposizione ad accogliere istanze e richieste e anche sofferenze. Troverete in me la piena disponibilità al confronto e ad accettare anche le critiche. Sarò il sindaco di tutti. Mi impegnerò nell'azione di governo nell'interesse di tutti. Il mio sarà un metodo inclusivo, aperto e partecipativo. Il comune è sempre stato e sempre sarà la casa di tutti. Le porte del comune resteranno spalancate. La vocazione al bene comune, alla base di ogni impegno amministrativo, sarà la traccia, la stella, la rotta, l'entusiasmo rivolto al bene e solo al bene esclusivo di Agerola. E consentitemi di dedicare un sentito ringraziamento a tutti i miei predecessori, in particolar modo a colui al quale io succedo. Luca Mascolo è stata la guida di un'esperienza amministrativa lunga, che ha arricchito la mia formazione di uomo e di amministratore. Luca è stato interprete di qualcosa di straordinario, ha cambiato le sorti di questo paese, ha segnato a questa bellissima quello che merita nel panorama regionale, nazionale e internazionale. È stato insieme a tanti di noi, insieme allo straordinario spirito di gruppo del Movimento Nuovamente Agerola, a quel processo di ricambio generazionale di cui noi stasera siamo testimoni. È stato per me aver condiviso questo percorso in questi anni, sarà un onore per me condividere il percorso dei prossimi anni. Desidero ricoperto la carica di assessori e di consiglieri. Grazie per aver speso tante, molte energie al servizio di Agerola e consentitemi di rivolgere un ricordo a tutti i cari che ci guardano dall'assù e un inchino solenne e riconoscente all'Eterno Padre. Al mio mandato, la cara Agerola e le speranze di tutti gli agerolesi. È nostro dovere impegnarci con onestà e rigore. È nostro compito testimoniare il valore, cementare in particolar modo nelle generazioni future quel sentimento di sentirsi agerolesi, di cui noi tutti in questa sala ci sentiamo profondamente intrisi. La campagna elettorale è conclusa. La campagna elettorale. Questa competizione che ci ha visto avversari, ma protagonisti di un racconto, di una visione della Agerola futura, sulla quale il popolo ha scelto, con il voto del 3-4 ottobre. Ora, con sesso, siamo chiamati a una nuova stagione. Una stagione che farà tesoro dell'esperienza amministrativa passata, degli straordinari risultati raggiunti e dei tanti importanti traguardi tagliati. Un'esperienza passata che ci ha esaltati, ma ci ha anche lacerato emotivamente, ci ha segnati. Quando in trincea siamo stati chiamati a gestire un'emergenza sanitaria globale, che ha investito in maniera implacabile anche il nostro microcosmo, la nostra dimensione, lasciando di vita. Abbiamo di rinunce e di perdite, che abbiamo saputo affrontare il sentimento di sentirci, che ha fatto leva sulla forza e su combinata predisposizione del popolo agerolese di compattarsi nei momenti di difficoltà, per riprendere slancio e fiducia. È lo stesso atteggiamento che dobbiamo tenere ancora oggi, perché il Covid non è passato, perché l'emergenza sanitaria non è finita. Allora dobbiamo continuare a tenere alto il livello dell'attenzione.
Dobbiamo credere nel sistema delle vaccinazioni, perché per arginare il rischio del contagio e contrastarne la diffusione nelle forme più virulente e pericolose per la salute di tutti. In questi due anni è sempre stato, il Comune si è sempre con protezione e di sicurezza. Il Comune è sempre stato grande per risolvere e contrastare i momenti di estrema difficoltà. Noi ereditiamo dai nostri nonni una grande lezione, sempre, e si risorge con il coraggio, con l'impegno e con le idee. Sappiamo costruire un programma, un impianto programmatico, una visione che deve essere in grado di tracciare un nuovo destino alla nostra comunità. E questo è il compito di chi amministra, e questo è il compito di governare i processi di una realtà complessa come Agerola, e lo deve fare dando risposte chiare, nette, mature e lo dico, ciao consiglieri comunali, e mi rivolgo in particolar modo ai consiglieri di minoranza, molti di voi siedono per la prima volta in questo consiglio comunale, a voi rivolgo un appello diretto, lo faccio con fermezza e senza giri di parole, abbandoniamo la logica e il linguaggio della campagna elettorale e collaboriamo nel difficile compito che siamo chiamati a svolgere. È la prima risposta che Agerola e gli agerolesi si aspettano da noi. Saremo artefici di un nuovo percorso. Già dal prossimo anno, dal 2022, gli indicatori internazionali danno segnali di crescita. Avremo di di intercettare le nuove opportunità del PNRR. Entreremo nella fase del post-Covid e si moltiplicheranno le occasioni di socializzazione e di aggregazione. Le nostre piazze si ripopoleranno e riaccoglieranno i flussi turistici internazionali che Agerola ha già conosciuto e che negli ultimi 10 anni ha generato una reale e tangibile. L'immagine di Agerola come espressione di orgoglio e di bellezza, la PIL di una terra che è diventata progressivamente una meta turistica internazionale. Tutte queste cose ci richiamano ad un altro senso di responsabilità. Oggi abbiamo tutte le carte in regola per alzare per e porci in continuità un'azione amministrativa che in questi anni ha già fatto emergere il bello a cui noi tutti siamo chiamati a dedicare ancora impegno e direzione. A partire da me, che ho superiore al 70%, 3.447 attestazioni di fiducia mi onorano della carica di sindaco di Agerola. Un nuovo la certo, sono conscio della responsabilità che dato a questo ruolo, ma sono consapevole di imparare, pur avendo esperienza amministrativa decennale, pur avendo dalla mia una squadra di governo con competenze e professionalità adeguate. Se volessimo sintetizzare il mio sarà una stagione amministrativa nel segno delle 3 A, ascolto, apertura, Agerola unita. Ascolto, per fare un prodigarsi per migliorare l'unità, apertura viene prima di tutto e il bene comune va sempre e va trovato quotidianamente nella partecipazione di tutti alla vita pubblica, nella disponibilità di ognuno a mettersi in gioco e al servizio del bene di Agerola, perché dobbiamo puntare all'obiettivo dell'Agerola unita, come un concetto volto ad una ricerca incessante, continua della crescita collettiva, di tutti, indistintamente, che vada oltre
i personalismi, ma canalizzando le legittime aspirazioni di ognuno, che va ma le aspettative territoriali. Questo sarà il metodo che ispirerà il mio mandato da sindaco. Sarà il metodo per dare l'esatta percezione di come sentirsi parte attiva di una squadra, parte attiva di una comunità. Questo sarà il metodo che verrà applicato al Consiglio Comunale, con l'obiettivo di promuovere l'ascolto e praticare il confronto utile per il bene di Agerola. Certo, in un equilibrio di forze tra la maggioranza, che non deve compiacersi della sua autosufficienza, e di una minoranza che però deve dimostrare maturità e segneranno il destino delle future generazioni. Dobbiamo guardare alle future generazioni con attenzione. A loro dovremmo dedicare il nostro tempo per costruire sempre migliori occasioni di benessere, e da nuovi strumenti di formazione anche politica, perché la politica resti la più alta espressione per perseguire il bene comune. Agerola, che si è affrancata dal ruolo marginale di periferia per continuare a costruire nuove soluzioni di crescita in un ragionamento di area vasta, immersa nello straordinario patrimonio della costiera amalfitana, è capace di costruire relazioni sempre più forti con la figura istituzionale della città metropolitana di Napoli e della regione Campania, tutto per preservare la condizione della squadra allargata. Donne e uomini di buona volontà su posizioni di governo della nostra squadra e è stato un momento di straordinario delle ricorrenze più significative. San Francesco d'Assisi, protettore dell'Italia, diceva: cominciate con non potevamo non iniziare la nostra avventura sotto una migliore stella, non ispirarmi a queste bellissime parole in linea con un'azione ammontata che costruire l'Agerola futura, perché noi abbiamo parlato del futuro che non si ferma, consapevole che è un antico. Ma allora ci ha lasciato in eredità uno scrigno di tesori. Dobbiamo riconoscere alle aziende artigianali il ruolo di ambasciatore che si tramanda da secoli. Va riconosciuto all'associazione di volontariato il ruolo a difesa delle fasce più deboli. Va riconosciuto alla scuola il ruolo di garante per la formazione delle future generazioni. Costruire l'Agerola futura dipende dalle mie energie. Se voi triplicherete le vostre energie. Il nostro impegno andrà singolo, collettiva, caratterizzare più incisivamente la cultura del territorio per attrarre con l'impegno di non trascurare la qualità dei cittadini, puntando a migliorare sempre di più i servizi a loro dedicati. Per questo chiedo ad ognuno di voi, chiedo a tutti i cittadini di continuare a darci una mano, perché amministrare Agerola è sicuramente un esercizio entusiasmante, ma amministrare Agerola è anche molto complicato. E per tagliare nuovi e più importanti traguardi ci vogliono persone coraggiose. E il coraggio sarà la cifra. Sarà la cifra della partecipazione dei cittadini alle scelte strategiche, sarà la cifra per misurare la democrazia partecipativa. L'impegno mio e della è quello di declinare l'entusiasmo della campagna elettorale in un'azione incisiva, con l'obiettivo di tagliare traguardi che siano all'altezza della fiducia che ci è stata accordata il 3 e 4 ottobre. Per questo chiedo a tutti di aprire il pugno
estendere la mano verso una sfida all'esterno, con nuove opere che verranno realizzate assecondando sempre la vocazione naturale di Agerola, ma che abbia l'ambizione di costruire reti di condivisione e di collaborazione sinergica con tutte le donne e tutti gli uomini, con tutte le associazioni che hanno a cuore il bene di Agerola. Un bene che dobbiamo cercare di alimentare ogni giorno, 24 ore all'anno, su innanzitutto alle fasce deboli, agli ultimi, ai più bisognosi. A loro mi lega un sentimento di profondo affetto, ai volontari che si occupano dei loro bisogni mi lega un sentimento di profonda perché mettono in campo un'umanità dell'inclusione e del... Con queste premesse, cari cittadini, assumo l'incarico di sindaco di Agerola, sentendo sulle spalle tutto il peso della responsabilità, tutto il peso delle aspettative della comunità di Agerola, un peso che condividerò con la generosità della squadra già pronta per mettere e per far correre la locomotiva Agerola verso nuovi traguardi di benessere sociale ed economica. Auguri di buon lavoro a tutti voi, auguri ad Agerola. Grazie. Della nomina della giunta comunale e del vice sindaco. Visti i riferimenti normativi, mi onoro in questa sede di nominare nella seguente composizione. Giovanili, pari opportunità, terzo settore, rapporti con le associazioni. Nota di che sei con delegazione con personale. Alla a fare la lavori siti passiamo al prossimo punto all'ordine del giorno. Costituzione gruppi consigliari e capogruppo. In data
2021, l'interpretazione della Costituzione del gruppo consigliare a Gerola nel Cuore, a firma dei consiglieri comunali Catello di Capua, Marco Medaglia e che consigliarsi nel gruppo consigliare a Gerola nel Cuore, nominando come capogruppo il consigliere avvocato il consigliere Marco Medaglia. Il messaggio Filomena Fusco, Salvatore Acapo, Maurizio Fusco, Giuseppina Mantara e Santina gruppo il consigliere comunale Salvatore Campora e consigliere Fusco. Chi vuole chiedere la parola? Concediamo al capogruppo avvocato Catello di Capo. Caro Sindaco, innanzitutto consentirei darti del tu. Io ti ringrazio per le parole che hai inteso usare e ovviamente, come ti ho già preannunciato, a nome personale e a nome del mio gruppo. A Gerola nel Cuore si propone di svolgere un'azione amministrativa all'interno dell'Assemblea Consiliare, non soltanto, che possa contribuire in maniera fattiva e collaborativa a quella che l'azione che hai detto di voler mettere in campo. E da questo punto di vista ti posso anticipare che avrai tutto il nostro convinto e, aggiungo, leale contributo. Questo ovviamente voglio che serva tutti, dico a tutti, per mettere da parte toni, epiteti, parole che ovviamente non contribuiscono a tradurre in fatti le belle parole che tu hai pronunciato. E come già avvenuto in campagna elettorale, credo ancora di più oggi che siamo chiamati tutti, come tu hai voluto ricordare, ad una responsabile e matura prova di azione amministrativa anche per la minoranza e certamente per chi come me per la prima volta sede in questo consesso consigliare, anche se non sono nuovo, ovviamente l'esperienza amministrativa. Dicevo, certamente è un monito forte, io sento di recepire pienamente. Naturalmente, dico questo, la campagna elettorale è finita, certo. Noi siamo disponibili a lavorare sulle cose serie, sulle cose concrete nelle quali l'amministrazione e tu, Tommaso, riterrai di coinvolgere concretamente la minoranza. Certamente mi permetterai la chiosa, non soltanto alle messe pubbliche o alle deposizioni delle corone da loro, ma alla partecipazione della governance reale nel rispetto dei ruoli, nel rispetto dei ruoli. Questo sia chiaro a tutti, noi non rinunceremo alla nostra azione di controllo e di vigilanza se rispetto a quelle che sono le dinamiche di sviluppo, la gestione dell'amministrazione, il bilancio e soprattutto le politiche di distribuzione delle risorse pubbliche, che per noi restano una delle priorità rispetto alla quale la nostra azione di controllo troverà ovviamente ampia e totale esercizio. Ovviamente nella campagna elettorale, è vero, abbiamo usato più volte, ci siamo richiamati a dei temi che per noi sono imprescindibili e che noi ribadiamo convintamente legittimamente in questo consesso comunale. Noi ti chiediamo, caro Tommaso, di tradurre i propositi che tu oggi ci hai ribadito e che io credo convintamente tu metterai in campo, conoscendo la tua correttezza personale e professionale, che però dovranno tradursi, dicevo, in azioni amministrative concrete. Noi ci siamo battuti per un'amministrazione più equa, un'amministrazione più trasparente. Abbiamo necessità
che determinati uffici vengono riorganizzati in maniera da consentire soprattutto ai cittadini di poter verificare sempre, comunque, che i loro diritti siano rispettati al pari di tutti coloro i quali fanno parte di questo paese. Una tutela di tutti i cittadini. Quando tu dici io sono il sindaco di tutti, questa è una frase inflazionata, ogni sindaco che viene eletto, la prima cosa che dici, sarò il sindaco di tutti. E mi sembra scontato. Devi essere nei fatti il sindaco di tutti. Noi abbiamo bisogno di concretizzare procedure che consentano di verificare i percorsi delle procedure amministrative al fine di consentire a tutti di avere pari dignità e pari diritti. Questa è l'unica nostra richiesta. Noi non chiediamo poltrone, non chiediamo niente di quello che può appartenere ad una logica di spartizione del potere. Tu fai l'amministratore, noi facciamo l'opposizione. Se riterrai, insieme ai tuoi amici di avventura, che il nostro contributo nelle questioni generali possa essere richiesto, noi ci siamo. Noi siamo pronti a lavorare per dare un contributo al nostro paese. Questo significa avere agevolato pure per me e per i miei amici. Noi ci siamo. Questo ovviamente, e lo dico ringraziando te, ringraziando gli amministratori uscenti, ringraziando i consiglieri di minoranza che oggi non siedono in questo contesto, in questo consesso, chiedo scusa, professore Flora, Panarello Giancarlo, in primis il consigliere Rosario Apuzzo, a cui vorrei tributare un minuto di silenzio. Ci alziamo in piedi, è la prima volta, e rispettiamo un minuto di silenzio. Per aver ricordato in maniera opportuna nella prima seduta del Consiglio Comunale il nostro compianto amico Rosario Apuzzo, però volevo ricordarle che nell'ultimo Consiglio Comunale dell'amministrazione Luca Mascolo comunque è stato dedicato in maniera opportuna e adeguato un riconoscimento e un minuto di silenzio a testimonianza dell'affetto e della gratitudine da parte dell'intero Consiglio Comunale verso la figura del nostro consigliere comunale Rosario Puzzo. Prego. Concludo facendo i migliori auguri di buon lavoro a te e ai neoassessori, in particolare alle donne che compongono questa giunta, ovviamente che sono in maggioranza, sicuramente daranno un contributo attivo, perché le donne hanno sempre una marcia in più. Auguri a te. Grazie consigliere Di Capua, che prendo la parola, capogruppo mio consigliere del gruppo Movimento Agerola, consigliere Salvatore Campora. Buonasera a tutti, buonasera anche a chi ci segue da casa. Nuovamente Agerola è un movimento civico che prima di formarsi totalmente e di amalgamarsi e di declinarsi nella forma attuale, che ormai è consolidata, sacrosantata nel quotidiano di tutti gli agelonesi, e permettetemi anche di non poche persone che seguono l'evoluzione politica amministrativa del nostro territorio. Dicevo, nuovamente Agerola, prima di palesarsi nella dimensione attuale, nasce
da un gruppo più o meno ristretto di persone con basi e fondamenta che risalgono a due se non tre generazioni fa. Non tutti sanno che Nuovamente a Gerola, il nome Nuovamente a Gerola, nasce in un piccolo appartamento di Fuorigrotta, dove io e alcuni miei amici, che saluto calorosamente, tentammo di dare un nome e un volto ad un'azione popolare che accendeva i cuori oltre a una piccola lampadina sulla sempre più spinta piazza di Pomerano degli anni 2000. Colgo l'occasione per ringraziare pubblicamente in questa sede quegli amici, i quali a suo tempo permisero a questa macchina, per tornare un po' alle metafore che ho usato in campagna elettorale, quelle propositive intendo, proposero a quella macchina di accendersi e cominciare a correre. Le speranze che a Gerola oltre il 2000 aveva alimentato nei cuori della nostra comunità si erano dapprima affievolite con la debacle di quella forte ma altrettanto fragile compagine di governo. Poi vennero definitivamente calpestate ed annientate nei successivi anni in cui a Gerola sprofondò nel buio più profondo. Oggi Nuovamente a Gerola è un simbolo, Nuovamente a Gerola è una realtà consolidata, è una palestra di vita e vita amministrativa. Ha dimostrato negli ultimi 10 anni di rappresentare un veicolo complesso e ben strutturato, capace di poter accogliere chiunque abbia capacità e buona volontà da poter mettere al servizio di Gerola. Questa sera inauguriamo il terzo mandato consecutivo di governo della nostra comunità, il terzo mandato consecutivo che Gerola conferisce ad uno stesso simbolo, ad uno stesso movimento, agli stessi uomini che in questi duri anni di rinascita e rigenerazione si sono impegnati non poco, ognuno per le proprie capacità, competenze e tempo disponibile per la costruzione di quello che oggi a Gerola può offrire. Personalmente mi sento di dover precisare che la figura di capogruppo che sono stato chiamato a ricoprire dal nuovo sindaco e dai restanti miei colleghi amministratori mi inorgoglisce e mi onora tantissimo. Li ringrazio per avermi designato, ma non posso non esimermi da sottolineare l'importanza e la responsabilità che ognuno di loro, ognuno dei competenti di questa grande famiglia oggi è chiamato ad assumere su di sé. Oggi più che mai Nuovamente a Gerola deve dimostrare di essere capace di superare quegli ostacoli e quegli intoppi che si possono generare dalla, a volte anche inconsapevole, più che fisiologica voglia di emergere, primeggiare e totalizzare. Oggi non ci possiamo permettere di distogliere gli occhi dall'obiettivo, non ci possiamo permettere di rilassarci e prestare il fianco a tutti, a inutili personalismi che renderebbero vano il lavoro fatto finora. Sento il peso della responsabilità di questo ruolo e sono certo che questo peso ricade pari pari su ognuno degli eletti del Movimento Nuovamente a Gerola e soprattutto questo peso deve gravare sulle spalle anche di chi invece non è stato eletto e della squadra allargata a cui il nostro sindaco rilascerà le deleghe che riterrà più opportune. Ognuno di noi si deve sentire parte integrante di un processo di cambiamento che è iniziato 10 anni fa e che non si è più fermato. Ognuno di noi deve sentirsi responsabile di un pizzico che insieme alla complessità fa il tutto. Voglio esternare l'augurio di un buon lavoro da parte di tutto il gruppo rappresentato all'organo esecutivo, a tutta la nuova giunta nominata dal sindaco Tommaso Naclerio, a cui va il mio più sincero augurio di poterci rappresentare al meglio ed oltre le sue stesse aspettative, perché so che è possibile, in continuità, coerenza ed implementazione dello stupefacente lavoro svolto dal suo predecessore ed oggi nostro vice sindaco Luca Masco. Voglio esternare il mio augurio di buon lavoro al nuovo gruppo consiliare di Gerola nel cuore, affinché lo spirito di collaborazione, come avete appena detto, possa spingervi nella direzione del dialogo e della disponibilità, che troverete sempre da parte mia nella speranza di costruire insieme una Gerola sempre più bella, sempre più vivibile e sempre più accogliente. Lo spirito di Nuovamente a Gerola continuerà a vegliare sull'amministrazione comunale del nostro amato paese. La saggezza dei nostri padri fondatori, la capacità dei nostri amministratori e l'unione del nostro gruppo sarà sempre al servizio del bene comune. Grazie. Grazie ai capogruppi consigliari, passiamo al quinto punto all'ordine del giorno. Indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni. Di
visto i riferimenti normativi che individuano le competenze del Consiglio Comunale, la definizione dei giudizi per la nomina e la designazione di rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esse espressamente riservate dalla legge, propongo di approvare i giudizi per la nomina e la designazione, così disciplinati. I rappresentanti comunali presso enti, aziende ed istituzioni, gli interessati dovranno possedere tutti i requisiti richiesti per l'elezione alla carica di consigliere comunale, possedere una particolare competenza tecnico-amministrativa per studi compiuti o per funzioni disimpegnate verso aziende pubbliche-private o per esperti, non essere in rapporto di parentela, di affinità, fino a dovranno ritrovarsi nessuno dei di tempo incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e enti privati in controllo pubblico, come disciplinato dal decreto legislativo numero 39 del 2013. Alle nomine e alle designazioni sono assicurate le condizioni di pari opportunità secondo la normativa vigente in materia. Per ciò che attiene i giudizi rispetto alla revoca, i singoli rappresentanti nominati designati, senza un giustificato motivo, non prenderanno parte almeno 3 sedute consecutive dell'organo di cui sono componenti. Quando venga a mancare uno qualsiasi dei requisiti richiesti per essere candidati alla carica di consigliere comunale, o infine che vengono a ritrovarsi in alcune delle cause di inconferibilità o incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e gli enti privati in controllo pubblico, come disciplinato dallo stesso decreto legislativo numero 39 del 2013. Prima di adottare il provvedimento di revoca dovranno essere sempre contestate le inadempienze o situazioni che lo determinano, assegnando congruo termine per eventuali giustificazioni. I provvedimenti di revoca dovranno essere adeguatamente motivati. Ci sono interventi? Prego. Facoltà. Grazie Sindaco. Una brevissima parentesi per non posso nascondere, è fuori tempo, ma non posso nascondere l'emozione per la prima volta di intervenire in questo consesso, sono il più giovane tra gli eletti e rivolgo gli auguri a lei Sindaco, alla Giunta e ai consiglieri di maggioranza e ai miei colleghi di opposizione. Intervengo ai sensi dell'articolo 24 del regolamento del Consiglio Comunale, volevo proporre un emendamento integrativo precisamente al punto A3, dove si dice che non essere in rapporto di parentela ascendenti, discendenti, coniugi ed affinità fino al terzo grado con il sindaco, proporrei di aggiungere per una questione di terzietà, di imparzialità, anche con gli assessori e i consiglieri comunali. Questo è lo spirito della proposta. Grazie. Rispondere tu? Non è troppo senso, visto che è riferito al sindaco che designa. Allora, consigliere, scusi, perché ci stiamo riferendo diciamo alle designazioni che ai sensi dell'articolo 50, quindi questo specifico punto è detto proprio per diciamo a tutela dell'imparzialità anche della neutralità dell'operato del sindaco rispetto ai suoi parenti, non so. No, è un'estensione, poi possiamo decidere qualunque cosa, però diciamo che era un paletto che si metteva a questa discrezionalità del sindaco, che altrimenti potrebbe nominare in mancanza di indicazioni precise anche un parente, un affine entro il terzo grado. Era soltanto diciamo un tentativo di rendere forse un po' più rigida la norma laddove il sindaco proponente fosse d'accordo ad integrarla e se ci sono due supposti di lì. Questo è quanto, grazie. Non aggiungo. Rispetto all'emendamento proposto dal consigliere Medaglia, mettiamo a votazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Nessuno astenuto.
Ci sono altri interventi o mettiamo direttamente alla votazione? Per le dichiarazioni di voto del gruppo di minoranza Gerone nel cuore. Ok. Mettiamo a voto l'ordine del giorno. Chi è favorevole? Chi si astiene? Astenuto con chi è favorevole, ok. Per le immediate eseguibilità? Passiamo al sesto punto all'ordine del giorno, elezioni commissione elettorale comunale. Per la commissione elettorale comunale si dovrà procedere ad una votazione a scrutinio segreto. L'elezione sarà sviluppata su due votazioni. La prima riguarda l'elezione per i componenti effettivi, la seconda per ciò che attiene i componenti supplenti. Il sindaco non parteciperà all'elezione, essendo presidente di diritto della commissione elettorale. Ciascuno è consigliere di scrivere sulla propria scheda un solo nome. Saranno proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti. Si propone di scegliere gli scrutatori, uno della minoranza e uno della maggioranza. Maurizio Fusco e Massimiliano Cuomo, che provvederanno a raccogliere e distribuire le schede. Okay. Allora dovete distribuire le schede. Succedete. Non a mano, qui non mettete. Invece c'è vitimata però. Una volta riportato il nome lo chiudete. Anche dall'altro lato. Ricontate le schede. Ma
Maurizio Fusco. Fusco 1. Matteo Rocco. 3. Fusco Maurizio. 2. Matteo Rocco. 4. Matteo Rocco. 5. Uomo Massimiliano. 2. Maurizio Fusco. 3. Uomo Massimiliano. 3. Uomo Massimiliano. 4. Componenti effettivi della Commissione elettorale comunale risultano Matteo Rocco con 5 voti, Fusco Maurizio con 3 voti per quanto riguarda la maggioranza e Massimiliano Cuomo con 4 voti per quanto riguarda la minoranza. Procediamo alla votazione sempre a scrutinio segreto per i componenti supplenti. Tieni, vai. Okay. Allora, Campora 1. Naclerio Lucia. Naclerio Lucia 1. La Campora Salvatore. 2. Giuseppina Mandara. Mandara 1. Giuseppina Mandara. 2. Naclerio Lucia. 2. Naclerio Lucia. 3. Salvatore Campora. 3. Mandara Giuseppina. 3. Mandara Giuseppina. 4. Mandara. 5. Naclerio Lucia. 4. Eletti consigli e componenti supplenti della maggioranza, Giuseppina Mandara 5 e Salvatore Campora 3. Per la minoranza invece come componente supplente Naclerio Lucia con 4 voti. Quindi la Campora sostituisce la Benedica. Per questo motivo la componente supplente Giuseppina Mandara sostituisce Matteo Rocco come componente effettivo, Salvatore Acampora sostituisce Maurizio Fusco come componente effettivo, e mentre per la minoranza Maurizio Lucia sostituisce ovviamente Massimiliano Cuomo.
immediata eseguibilità dell'ordine del giorno elezione commissione elettorale comunale. Tutti favorevoli. Grazie. Passiamo al settimo punto all'ordine del giorno, nomina commissione per la formazione degli elenchi dei giudici popolari, ex articolo 13 della legge nazionale 287-1951. Essendo tale commissione, una commissione composta dal sindaco e un suo rappresentante, due consiglieri comunali, potremmo procedere, ed essendo comunque una commissione che si aggiorna per verificare periodicamente gli elenchi dei giudici popolari, potremmo proporre a ciascun capogruppo di indicare il nome del proprio componente. Quindi diamo la parola al consigliere di Capua. Il gruppo di minoranza indica il consigliere Naclerio Lucia quale proprio membro della commissione. Grazie consigliere di Capua. Il consigliere Salvatore Campora. Consigliere Fusco. Consigliere Fusco Maurizio. Gruppo di maggioranza nomina Salvatore Campora. Quindi mettiamo in votazione l'ordine del giorno. Chi è favorevole? Tutti favorevoli. Per l'immediata eseguibilità? Tutti favorevoli. Grazie. Ottavo e ultimo punto all'ordine del giorno, concessione d'uso senza scopo di lucro per la gestione e utilizzazione del bene Colonia Montana, Principe di Napoli, quale centro di alta formazione e specializzazione universitaria nei settori delle scienze gastronomiche e del turismo, nomina componente e comitato di controllo e gestione. Conformità al progetto di gestione approvato con delibera di giunta comunale numero 105 del 14/9/2018 è stato espletato il procedimento di gara all'esito del quale la concessione è stata aggiudicata al raggruppamento a costituirsi tra l'Università Telemaco Pegaso e l'Università Telemaco Mercatorum. Di gestione approvato con la stessa delibera. All'articolo 12 viene previsto il comitato di controllo e gestione, costituito da il sindaco pro tempore del comitato agevole un suo delegato, il legale rappresentante del concessionario suo delegato e un rappresentante nominato dal consiglio comunale di Agerola. I compiti del comitato di controllo e gestione, secondo quanto previsto dal contratto di concessione, dal progetto gestionale presentato dal concessionario, presenta i progetti materiali finalizzati alla valorizzazione e alla promozione della struttura del territorio di Agerola, nei settori dell'enogastronomia, del turismo e della cultura, da inserire nel piano annuale delle attività. Di approvare di manutenzione straordinaria, di approvare l'anno annuale, il 30 dicembre di ogni anno, verificare la rispondenza consuntiva dell'attuazione anche in termini di valore economico del piano annuale delle attività, di verificare il rispetto delle condizioni di tutte le attività previste, di effettuare anche controlli periodici volti ad accertare lo stato di uso delle attrezzature, il rispetto della concessione, l'effettiva partecipazione degli utenti e il loro grado di soddisfazione, di monitorare la correttezza della gestione rispetto agli obblighi contrattuali, di verificare il rispetto da parte del concessionario di tutti gli adempimenti previsti nel contratto di concessione d'uso. Pertanto, tenendo presente qui i due componenti, il sindaco e il legale di rappresentanza, sono di diritto componenti effettivi del Consiglio Comunale, destino segreto e limitato rappresentante in seno al Comitato di Controllo e Gestione, che ricordiamo a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese autorizzate dal Presidente del Comitato ed opportunamente documentate. Ci ritroviamo a proporre questo ordine del giorno, la prima seduta del Consiglio Comunale, dal momento che il Comitato di Controllo e Gestione, quanto meno il rappresentante comunale del Consiglio Comunale di Maggiore Abitate,
nel momento della scadenza del mandato amministrativo. Per questo ci ritroviamo a procedere alla nomina del nuovo componente che avverrà attraverso un voto segreto e limitato. Chiaramente come previsto dall'articolo 12 del progetto di gestione a cui ho fatto riferimento poc'anzi, quindi possiamo procedere alla votazione individuando gli stessi scrutatori per la minoranza Massimiliano il consigliere Cuni e per la maggioranza il consigliere Fusco. Procediamo prima alla votazione e poi dopo passiamo la parola per gli interventi. Luca Mascolo. Bianca. Luca Mascolo. Risulta eletto come rappresentante votato dal Consiglio Comunale di Agerola l'assessore e vice sindaco e il consigliere comunale Luca Mascolo con 9 voti e con 8 voti e con 5 schede bianche. Ricordo al Consiglio Comunale e al consigliere di capo che in fase di votazione comunque non si può richiedere la parola e che quindi non si potrebbe nemmeno attivare una discussione subito dopo all'espletamento della votazione, quindi le chiedo di fare un brevissimo intervento e le concedo comunque la parola. Ovviamente la parola prima che venisse verso l'ordine del giorno, sono stato intempestivo, forse mi sono distratto, chiedo scusa, atterrò il mio intervento veramente in pochi minuti, forse meno dei canonici 5 previsti dal regolamento. È un punto, all'ordine del giorno, è un punto all'ordine del giorno che naturalmente dovrà usufruire la scadenza di insediamento del nuovo consiglio comunale.
vorrei partire facendo due considerazioni. La prima era quella che lei ha ampiamente illustrato nel corso del suo intervento. Si è parlato di partecipazione, si è parlato di coinvolgimento della minoranza, si è parlato di collaborazione tra i gruppi consiliari. Alla prima occasione, ed era questa la prima occasione di verificare se i propositi bandierati si traducessero in fatti, fino ad oggi, quindi fino alla votazione, il gruppo di minoranza non è stato in alcun modo coinvolto nella verifica di un'eventuale possibilità di partecipare ad un comitato di controllo che, ricordo a me stesso, e abbiamo anche altri giuristi tra i consiglieri, credo appannaggio sempre delle minoranze. Non è il caso di ricordare, insomma, altri e più importanti consessi nei quali le commissioni di vigilanza RAI, la stessa commissione dei servizi segreti, sono sempre presiedute dal componente di minoranza, perché il controllo è prerogativa del gruppo di minoranza. Ovviamente questa sensibilità non l'avete avuta, ne prendo atto, sicuramente rimedierete, immagino, ma aggiungo e concludo, facendo fede all'impegno assunto, di brevità del mio intervento, noi probabilmente neanche avremmo voluto partecipare a questo comitato. Avremmo gradito che ci fosse stato chiesto, anche in relazione alle dinamiche di cui si è parlato in campagna elettorale, su questa delicatissima vicenda, il comitato di gestione e di controllo, chiedo scusa, della colonia Montana, di cui lei, sindaco, ne ha fatto parte in qualità di consigliere delegato, svolge una funzione importante. Lei ha la proposta, elencato naturalmente tutti i poteri, doveri e onus che appartengono a questo comitato, tra l'altro che deve controllare un soggetto che in qualche modo svolge in una struttura pubblica, strutturata con fondi pubblici, un'attività rispetto alla quale vi è un rapporto di sinallagmaticità di natura economica proprio con il comune. Concludo. Credo che immediatamente dopo l'insediamento del comitato di controllo, che ripeto dal mio punto di vista, e ne farò una formale richiesta, vada rivisto alla luce della delibera di giunta che lo ha istituito, così come vanno riviste le modalità di esercizio delle funzioni di questo comitato, perché non trova nessuna logica in nessuna norma, credo, del nostro scibile giuridico, che il controllore debba essere pagato, poi chiarirò il concetto del pagare, dal controllato. Lei ha correttamente, signor sindaco, evidenziato che un MUNS gratuito è vero, non sono previsti compensi, non sono previste consulenze, non sono previsti onorari, è previsto solo un rimborso spese. Ma non è questo l'elemento distintivo che il nostro legislatore, credo, ha chiaramente evidenziato in queste fattispecie. L'elemento distintivo è dato dal fatto che anche un solo euro per un rimborso spese chilometrico, anche un solo bolo pasto, non deve essere pagato al controllore dal soggetto controllato. È un principio, credo, di buon senso, prima ancora che un principio giuridico. Voi avete previsto, in quella delibera di giunta, che il rimborso spese ai componenti del comitato di controllo vengono pagati dal concessionario, non sta né in cielo né in terra. Ovviamente ci sarà modo e tempo per intervenire su questa, credo, doverosa modifica del comitato di controllo, e ovviamente non ho altro da aggiungere, rimetto a voi ogni ulteriore valutazione, sperando che lei sul punto eventualmente risponda personalmente. Thank you.
Grazie consigliere Medicato, mi limito solo a risponderle, con un post. Questa non è una commissione comunale, non attiene i lavori di questa assemblea, quindi non c'entra nulla il controllo delle minoranze. Lei continua a far finta di non sapere che non è stato mai e mai erogato alcun rimborso per i componenti che fanno parte del comitato di controllo e gestione. Sono sempre stato svolto al titolo gratuito, pur prevedendo quella delibera di giunta comunale a cui fa riferimento la possibilità di un rimborso, ma qualora venisse corrisposto un rimborso, verrebbe adeguatamente documentato. Pertanto non c'è alcuna forma di documentazione che possa attestare che ci sia stato corrisposto ai componenti del comitato di controllo e gestione in questi ultimi due anni. Possibile una replica? Non credo che possa essere prevista alcuna replica. Possiamo mettere a votazione Io ringrazio il sindaco per questa generosità, ma conosco anche il regolamento. Però il sindaco allora non gliel'ha data la parola, io gli ho chiesto di dargliela. Vabbè, ma il suo autorevole consiglio valga il sindaco si chiama Tommaso Lafferente, lei rispetti i numeri. Io sto rispettando tutto. Allora attendo al suo turno quando era sembrato che mi avesse già dato la parola. Ha capito male. Ecco, abbiamo l'idea, signor sindaco. Le concedo la parola per un minuto. Bene, allora le ricordo, io non so, diciamo, io non ho mai sostenuto né prima né oggi né in altra sede che sono stati erogati dei rimborsi spese. Io ho fatto una questione, come le questioni che ho posto in quest'aula, una questione di principio, e il principio è che il controllato non può pagare o comunque non può in alcun modo avere un rapporto economico con il controllato. Però il comitato di controllo può essere un comitato che potrebbe essere influenzato dal controllato. Questo è il principio. Non ho mai detto lei o il consigliere Mascolo, il vice sindaco Mascolo, avete chiesto il rimborso per l'attività svolta. Ho detto, cosa molto diversa, che non è legittimo, oltre che non è opportuno, che sia stato previsto un rimborso spese per i componenti del comitato, a cui nel caso il rimborso spese, questo rimborso spese deve essere dalla società con un'illogicità. Questo è il mio concetto. Grazie per avermi invitato il diritto di replica. C'è ancora la parola. Un minuto. Ok. Basta un minuto anche a me. Speravo che questo Consiglio Comunale avesse segnato oggettivamente la fine della campagna elettorale. Mi rendo conto che le scorie continuano ad essere in circolo, e siccome le scorie continuano ad essere in circolo, devo dire che questo Comitato di Controllo e di Gestione ha dei ruoli molto ma molto importanti, che alla proposta didattica, al piano delle attività, all'attività di gestione del campus. Ovviamente a nessuno sfugge che il campus è stato inaugurato il 7 novembre 2019, a nessuno sfugge che il campus non ha potuto esercitare nemmeno un semestre di attività didattica e accademica, a nessuno sfugge che nel frattempo sono state vietate per in presenza, che solo adesso stanno riprendendo in tutti gli istituti accademici d'Italia e anche del mondo, anzi ci sono alcune parti del mondo in cui ancora non ci sono attività in presenza. L'attività di questo comitato è una forma di controllo ulteriore che il Comune di Agero ha voluto inserire all'interno del bando e all'interno del contratto di gestione, per garantire al Comune di Agero il pieno controllo, e qui dice bene il consigliere di Capua,
di quelle che sono le attività del concessionario, ma le attività programmate, le attività che possono essere controllate direttamente dal comitato, le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, le attività di consuntivo di quello che è stato fatto e di verifica che lo stato dei luoghi e delle attrezzature sia esercito nel rispetto della convenzione. Tutto questo è previsto tra le attività di questo comitato di controllo e di gestione. Ma io chiedo e apprezzo la dichiarazione di intenti propositiva e la prendo per buona, anche se ho molte difficoltà umane e politiche a comprenderla, avendola ascoltata molto in questo periodo. Lo dico senza infingimento, ho difficoltà, ma la prendo per buona. Ammetta che per programmare il piano delle attività 2022 questo comitato, anziché riunirsi ad Agerola, anziché riunirsi nella colonia, anziché riunirsi alla casa comunale, si riunisca in un posto a caso nel mondo, Losanna, perché c'è un'attività da instaurare, c'è un piano di attività da varare insieme ad ulteriori soggetti. Lei che dice? Che a Losanna ci dovremmo andare con i soldi di Luca Mascolo, come abbiamo fatto in tutti questi anni, di Tommaso Malerio, come abbiamo fatto in tutti questi anni, di Matteo Rucco, come abbiamo fatto in tutti questi anni, di Amico, come abbiamo fatto in tutti questi anni, o ci dovremmo andare, visto che stiamo facendo una cosa nell'interesse di Agerola, con un rimborso almeno delle spese, perché in quel caso noi andiamo lì non per fare la gita, non per partecipare a una fiera, non per promuovere prodotti tipici, non per promuovere il territorio, ma andiamo a fare un'attività che è quella programmatoria, che è proprio del comitato, che dice che in quel caso è lecito o non è lecito che il presidente, che non a caso è il sindaco di Agerola, possa immaginare di autorizzare il rimborso delle spese vive. Allora, caro consigliere di capo, lei smetta di vedere mostri, ce ne ha troppi che le passano davanti, sgombri il campo. Allora, forse sono stato poco chiaro. Scusi, mostri, liberamente, non mi interrompa perché io non l'ho mai interrotto. Rispetti il regolamento, visto che lei è così rispettoso delle regole. Sgombri il campo, si tolga i paraocchi e pensi al positivo se vuole costruire. Lei nel suo intervento è stato nominato capogruppo, ha detto che voi farete i controllori. Scusate, ma vi rendete conto? Voi dovreste essere i quelli che mettono in campo azioni costruttive, dovreste sfidarci sull'efficienza e sull'efficacia, perché i controlli a modica di amministratore pubblico li fanno altri organi. Le fanno egregiamente le forze dell'ordine, fanno egregiamente le procure della Repubblica, e se ci sono delle cose che non vanno bene, ci sono gli istituti previsti dall'ordinamento italiano per rettificare quello che non va bene. Voi che vi accingete per la prima volta, soprattutto ai giovani e a chi vi ha un minimo di dimestichezza con l'attività politica, a sedere tra i banchi del Consiglio Comunale, io vi faccio i miei migliori auguri, ma guardate che partite col piede sbagliato se pensate che venite a fare i controllori del traffico. Qui si viene a mettere in campo le proprie capacità al servizio dei cittadini di Agerola. Se qualcuno fa qualcosa che non deve fare, ci sarà chi sarà chiamato.
E allora, caro consigliere Di Capo, la invito da non apparare, lei non vede ombre dappertutto, che lei è disponibile a mettere in campo le sue conoscenze, le sue capacità e degli Agerolesi, perché questa operazione è al servizio di Agerolesi, di Agerolesi e non solo, e ci viene invidiato il fatto. In tutta Europa sei stata scelta come best practice dalla ci viene invidiata in tutta Europa, non la ristrutturazione, ma la ristrutturazione con un progetto e con una capacità di gestione. Dopodiché è arrivato il Covid. E come al solito, quando arrivano le disgrazie succedono cose che non sono molto piacevoli. Io mi auguro che da oggi in poi, sgombrato il campo, possiamo questa cosa diventi sempre più importante, sempre più funzionale alla crescita e allo sviluppo di Agerio. Vi ringrazio. Dichiaro conclusa la discussione. Ok, votiamo per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Tutti favorevoli. Finito. Ok, dichiaro conclusa la seduta, ringrazio tutti per l'attenzione e auguro una buona serata a tutti. Grazie. Alle ore 19.30.